Operazione Basso Profilo, confiscati beni per 500.000 euro a imprenditori di Cosenza e Torino. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito una sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione penale, divenuta irrevocabile nello scorso febbraio, con la quale sono stati condannati in via definitiva 8 soggetti rimasti coinvolti nell'operazione denominata Profilo Basso, giudicati con rito abbreviato. La sentenza del 12 settembre 2023 ha infatti confermato la confisca già determinata dal GIP del Tribunale Ordinario di Catanzaro il 28 ottobre 2021, consistente in una serie composita di cespiti riconducibili a 3 imprenditori di Cosenza e di Torino ritenuti operanti sotto l'influenza delle locali di 'Ndrangheta, di San Leonardo di Cutro e Rocca Bernarda, nei territori di Roma, Velletri, Sellia Marina, Simeri Crichi, Montalto Ufugo e Rocca Bernarda. Con l'irrevocabilità della sentenza risulta definitivamente confiscato l'intero compendio aziendale di 5 società e di 2 imprese individuali attive nei settori del commercio, nonché rapporti bancari e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo stimato di circa 500.000 euro. L'odierna attività di confisca, definita irrevocabile in virtù degli articoli 240, 240 bis e 416 bis, comma 7, delle illecite ricchezze, bene mobili, immobili, rapporti finanziari, quote societarie, aziende e società già in sequestro, acquisite e riconducibili direttamente o indirettamente a contesti delinquenziali di tipo mafioso, tutela la parte sana del tessuto economico nazionale e consente il pieno ripristino delle legalità.